non solo nei parchi della città come nel recente passato, ma anche nei quartieri e frazioni in altri luoghi caratteristici di Vicenza. Il giardino di Alice porta ancora un'estate d'arte con le proposte della rassegna gestita dall'associazione Ex Vuoto, attiva in questo genere di iniziative anche grazie al sostegno del Comune di Vicenza per la cultura. Tra il pomeriggio e la prima serata di oggi, martedì 27 giugno, la location speciale sarà la piazza antistante la chiesa di Santa Croce Bigolina, con lo spettacolo di danza urbana perspettiva a venire proposto alle famiglie della zona. Quest'anno la rassegna intitolata Altri Mondi si allarga dai giardini Salvi ed altri parchi verdi della città, seminando nuove radici nei quartieri di periferia, toccando luoghi suggestivi come la falesia di Gogna, il brolo del Palazzo Vescovile, offrendo più spettacoli dal teatro d'infanzia al teatro di narrazione, dalla danza urbana alla poesia fino al Nouvelle Cirque. Un'espansione, spiegano dall'associazione Ex Vuoto, resa possibile grazie non solo alla partecipazione dell'assessorato alla cultura, turismo e attrattività della città e di numerosi partner e sponsor privati, ma anche grazie alla partecipazione diretta della cittadinanza in una fortunata campagna di crowdfunding gestita dall'associazione. Nel corso dei mesi passati sono stati raccolti 6.790 euro, superando l'obiettivo prestabilito di 5.000.